una bella giornata di sole, sono arrivata a Rovigo per andare a visitare la mostra dedicata a Kandinsky che chiuderà tra qualche giorno. Sono ben 80 le opere esposte che vanno dagli esordi, come questa, all'approdo all'astrattismo. Le opere sono esposte in ordine cronologico. La vita di pittore a tempo pieno inizia per Kandinsky a 30 anni, quando lascia la cattedra di giurisprudenza e si trasferisce a Monaco di Baviera. Queste sono le opere di quel periodo che risentono dell'influsso dei Fauve. Usa colori forti, decisi, distesi in larghe chiazze. Monaco incontra Marc, con il quale, insieme ad altri, darà vita al Cavaliere Azzurro. Questi pochi quadri coprono il periodo di Murnau, dove aveva preso la residenza. Ma Kandinsky non dimentica la sua origine, e questi quadri sono la testimonianza di come l'arte popolare russa abbia avuto influsso su di lui. Ecco San Giorgio del 1915 che combatte il drago avendo alle spalle un paesaggio russo. Da queste prime sale l'abbiamo già capito, quel che interessa Kandinsky è soprattutto il colore. Per lui il colore ha per la pittura la stessa importanza che le note hanno per la musica. Era uomo di grande cultura, Kandinsky, aveva studiato anche musica e sapeva suonare sia il piano che il violoncello. Questa sala ricorda il Cavaliere Azzurro, uno dei due gruppi espressionisti tedeschi. Rispetto all'altro, formatosi a Dresda, il ponte si caratterizzava per un minor impegno politico. Entrambi cessarono con l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Intanto siamo arrivati nelle sale che accolgono i quadri astratti. È sempre binomio pittura-musica quello che ispira Kandinsky. Tant'è vero che molti di questi quadri si chiamano improvvisazioni, composizioni, impressioni. La sua poetica Kandinsky la enuncia nel libro Lo spirituale nell'arte. La pittura non è uno strumento di rappresentazione, ma uno strumento di conoscenza, soprattutto di se stessi. Riteneva che la musica fosse per eccellenza l'arte astratta, e che la pittura potesse tentare di avvicinarsi giocando con le forme e soprattutto con i colori ai quali attribuiva la capacità di esprimere sentimenti. Riteneva che la linea retta evocasse immobilità, la linea verticale movimento verso l'alto, la linea obliqua instabilità, la linea spezzata drammaticità, la linea curva calma. Come avesse a disposizione un'orchestra, segnalava per i colori lo strumento musicale che più lo rappresentava ed il sentimento che suscitava. Per il rosso lo strumento era la tuba, il sentimento la vitalità. Dall'azzurro al blu lo strumento era indicato dal flauto al controfagotto, il sentimento la quiete più o meno profonda. Per il viola lo strumento era il fagotto, il sentimento, la solitudine. Per l'arancione lo strumento la campana, il sentimento, l'energia. Per il verde lo strumento il violino, il sentimento, l'equilibrio e l'appagamento. Kandinsky abiterà in Germania, in Francia, in Svizzera. Tornerà in Russia con la rivoluzione di ottobre. In questa piccola sala sono esposti oli su vetro. Kandinsky si concede una pausa, ritorna alla pittura figurativa e va a pescare proprio nel mondo incantato delle favole russe che molto lo avevano colpito da bambino. In quegli anni è a Mosca, impegnato nell'insegnamento e nella riforma dei musei. La lascerà nel 1921. Tornerà a Berlino, dove gli sarà affidato un incarico di insegnamento al Bauhaus. La mostra prosegue nel piano inferiore, dove sono esposte opere di grafica. È stata proprio una gran bella mostra e meritava di essere vista.